tutto pronto per il salto a due tra Allianz Cestistica San Severo e BPC Virtus Cassino, e gara 1 del primo turno dei playoff per la promozione in A2 edizione 2016-2017. Allianz San Severo che ha chiuso la stagione regolare al quarto posto in classifica, Cassino invece al quinto posto, ma in due gironi diversi, San Severo nel girone D, Cassino nel girone C. I quintetti per la Allianz ci sono Torresi, Ciribeni, Icangi, Di Marco e Cecchetti. Attendiamo l'ingresso in campo del quintetto stabilito da Luca Vettese. Prima del salto a due agli ordini di Stefano Gallo e Andrea Zangrando. Sta per entrare in campo Biagio Sergio col numero 32. Entra in campo anche Duilio Birindelli con il numero 20, con il numero 10 c'è Capitano Del Testa e poi Panzini e Petrucci, praticamente gli acquisti di gennaio prelevati rispettivamente da Scafati ed Eurobasket Roma. Il primo arbitro è già pronto di spalle per lanciare la contesa, non è nel primo quintetto Simone Pagnoli. Primo possesso per San Severo con Di Marco che deve impegnarsi per contendere il pallone a Maurizio Del Testa. Allianz che con la consueta tenuta giallonera attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, risponde Cassino con la tenuta bianca, bande rosso-blu. Di Marco va subito al tiro, sbagliato, il rimbalzo è conquistato da Birindelli che in precedenza aveva perso la contesa con Cecchetti. Eccolo Birindelli che va al tiro, sbagliato, tap out di Canci per Di Marco, apre per Ciribeni, Ciribeni la finta, poi perde il pallone, una carambola, va a finire la sfera tra le mani di Nicolo Petrucci. Può replicare Cassino che prova dalla lunga distanza approssimativo il tiro provato da Maurizio Del Testa. 0-0 quando è trascorso quasi un minuto dal salto a due. Torresi al tiro, il primo canestro porta la fine Mauro Torresi. 2-0 per San Severo, 8 minuti e 50 da giocare, si incarica di organizzare le azioni di gioco Lorenzo Panzini, la palla sporcata dalla difesa, conquistata comunque dalla testa, va al tiro e realizza Biagio Sergio. Andiamo un po' a memoria, Biagio Sergio dovrebbe aver giocato qualche anno fa a Maddaloni, dovrebbe essere proprio maddalonese. Cecchetti apre per i Canci, prova la tripla i Canci, secondo ferro, il rimbalzo che prova a sporcare Ciribeni ma è conquistato da Birindelli che prova ad andare fino in fondo, stoppato da Cecchetti. Birindelli poi va a franare sui tabelloni pubblicitari i Canci. Tiro provato da Torresi, il rimbalzo di Ciribeni, riapre per i Canci, può riprovare la tripla, ancora secondo ferro per Iris Icangi con la palla che viene recuperata da Birindelli che si lamenta con il secondo arbitro Andrea Zangrando. Di Marco in marcatura su Panzini, prova il tiro dalla lunga distanza anche Cassino, sbagliato anche in questa occasione la conclusione del giocatore ospite con Icangi che va a perdere palla e va a commettere il classico fallo di frustrazione nei confronti di Lorenzo Panzini. Si è fatto ingolosire un po' dalla possibilità di lanciare una transizione veloce Iris Icangi. Antisportivo il fallo addebitato al giocatore ex 100. 2-3, un punto di vantaggio per Cassino che ha la possibilità di allungare con questi tiri a cronometro fermo. 7 minuti e 40 secondi da giocare, un fallo di squadra per San Severo, non ne ha spesi ancora la Virtus Cassino. 2 su 2, possesso di palla per la formazione di coach Luca Vettese, una buona presenza di spettatori provenienti da Cassino, almeno una cinquantina fatti accomodare nella zona solitamente a disposizione dei tifosi avversari, ospiti.
l'attacco ancora di Cassino, rischia l'infrazione di passi e c'è il fallo di Icangi sulla finta di Biagio Sergio. Icangi va a commettere il suo secondo fallo personale, è lui stesso che si attende la sostituzione da parte del coach Piero Cohen e che chiede spiegazioni al secondo arbitro Zangrande, e va ad ascoltarlo e a replicare rispetto alle rimostranze del tecnico Anconetano, mentre tutto pronto dall'altra parte del campo dove Cassino può andare a effettuare la rimessa dal fondo. Non c'è ammonizione che equivale alla minaccia del fallo tecnico da parte del secondo arbitro. La palla recuperata dalla difesa sanseverese sulla rimessa non perfetta da parte di Cassino da fondo campo. Ciribeni si gira, tiene il pallone, lo serve ai Canci, va al tiro ai Canci, questa volta è il primo ferro a fermare la conclusione del giocatore sanseverese. Rischia di pasticciare Cassino tra Sergio e Birindelli. Eccolo Birindelli che apre per il tiro sbagliato anche in questa occasione da Panzini, che resta comunque in fase offensiva. Non un perfetto approccio alla partita da parte della formazione sanseverese. Panzini ancora prova il pick and roll con Birindelli che va al tiro sbagliato da parte di Torresi. Si fa vedere Di Marco, Torresi va fino in fondo, si ferma per i Canci, non vuole il tiro, evidentemente non sente la mano calda avendo sbagliato tre conclusioni. Ribalta Di Marco per Torresi che non riesce a controllare il palleggio, la palla rubata da Birindelli. Attacco ancora di Cassino con Pedrucci, la palla che giunge nell'angolo per il tiro dalla lunga distanza di Del Testa, sbagliato, rimbalzo di Ciribeni per Di Marco. Applauso del pubblico sanseverese che sente il momento non proprio di fiducia da parte della squadra sanseverese. Primo ferro sul tiro anche dall'angolo di Torresi, palla recuperata dalla difesa. Pronto il cambio con Bagnoli e Valesin che stanno per entrare in campo da una parte, dall'altra parte Ivan Morgillo. Birindelli unisce i Canci, Canci che non può essere aggressivo in difesa, Birindelli lo sa e ne approfitta per andare a realizzare il settimo punto di Cassino. Di Marco prova la tripla, Di Marco che è il palestino dalla lunga distanza del capitano sanseverese, 7-5. San Severo che non sta giocando benissimo ma che ha soltanto due punti di svantaggio. C'è il fallo a Di Marco su Lorenzo Panzini, è il terzo fallo di squadra per la formazione di San Severo. Si effettuano adesso i cambi che avevamo preannunciato in precedenza. Escono Del Testa e Birindelli per Cassino, per l'Allianz esce Icangi gravato di due falli nei primi tre minuti di gioco. La palla recuperata da Ciribeni, il marchio di fallo che va a impattare a quota 7 a 5 minuti e 10 secondi da giocare, con Morgillo che segue a tutto campo Biagio Sergio. Marcatura uomo per la formazione di coach Piero Cohen in questa fase di gioco, la stoppata di Morgillo su Pedrucci. 14 secondi a disposizione per la BPC Cassino, banca popolare del Cassinato e lo sponsor della squadra di coach Pettese. Infrazione di passi per Simone Bagnoli domenica scorsa, 10 su 10 da 2, 18 rimbalzi nell'ultima giornata di campionato. Morgillo per Di Marco, 4 minuti e 54, 7 pari. Sansevero che ha il possesso per andare per la prima volta in vantaggio, il servizio di Di Marco che non riesce a controllare Leonardo Ciribeni. 4 minuti e 40, attacco con Lorenzo Panzini, serve Bagnoli, sporcato il pallone da Morgillo che Bagnoli non riesce a controllare, quindi la rimessa che viene affidata all'Allianz. Ancora una opportunità per il sorpasso da parte dell'Allianz Sansevero. Di Marco, sale Morgillo, Di Marco prova la tripla, c'è la seconda tripla consecutiva di
capitan Di Marco, Allen, che è al suo massimo vantaggio, 10-7, 4 minuti e 16 da giocare. Lorenzo Panzini per Biagio Sergio, Panzini ancora, servizio per Palesin che va fino in fondo a tagliare la difesa sanseverese. Ciribene subito lanciato da Di Marco, non si era ancora disposta la difesa di Cassino, quindi riporta Sansevero a più 3 al suo massimo vantaggio del match in questi primi 6 minuti e 10 secondi di gioco. Tripla del pareggio, centrata da parte di Nicolò Petrucci, ex Eurobasket Roma. Di Marco prova a rispondere, non c'è questa volta, è il ferro a sputare la tripla del capitano giallonero. Attacco di Panzini, prova a servire Bagnoli, si scontra con Cecchetti, si vanno a consultare due arbitri se c'è da accreditare il canestro, se c'è interferenza irregolare di Cecchetti dopo il tiro di Bagnoli sul fallo subito. Vediamo la decisione del primo arbitro. Al tavolo degli ufficiali di campo non c'è segnalazione, c'è comunicazione verbale, quindi aspetteremo il tabellone per capire. Ecco qui, c'è adesso la segnalazione, canestro accreditato, interferenza irregolare e tiro libero supplementare per Simone Bagnoli. 12-14, torna in vantaggio Cassino, primo tiro libero per Bagnoli che mette a segno, più 3 per la BPC Di Marco. Non riesce a ricevere Ciribene, riceve Torresi, subisce fallo, va al tiro, non c'è, dovrebbero esserci due tiri liberi ma non su Torresi, il fallo dovrebbe essere stato speso su Morgillo. Cambio Allianz, esce Torresi, entra in campo Jordan Losi, ha già speso il bonus dei falli Allianz, questo invece è il primo fallo speso dalla Virtus Cassino, terzo anno in Serie B per la società frusinate. Ha ricreato un bel entusiasmo cresciuto dopo il ritorno del Palavirtus, ristrutturato nei mesi scorsi a spese della dirigenza rossoblu. Intanto la bomba di Giordanlosi si presenta subito con la tripla del pareggio, ex giocatore di Cefalù. Va al tiro, sbagliato, sfortunato, ma c'è il rimbalzo di Bagnoli che lì sotto canestro fa valere il suo fisico e la sua esperienza. Di Marco per Losi, penetra e scarica con il pallone che viene fermato dalla retina, è lo stesso Rosi che prende il pallone, va al tiro, sbagliato, il rimbalzo che è conquistato da Panzini. Eccolo inquadrato, in marcatura su di lui, c'è sempre Di Marco. Prova a sfruttare il blocco di Bagnoli, poi va a sfruttare quello di Sergio, va al tiro e realizza. Massimo vantaggio Cassino, 15-20. 2 minuti e 13 secondi da giocare. Di Marco per Ciribene, sfrutta il blocco di Cecchetti, penetra e scarica per Ciribene, apre per Losi, la tripla di Losi questa volta realizza. 2 su 3 dalla lunga distanza per Jordan Losi. 18-20, partita in cui stanno prevalendo le squadre in attacco, strano rispetto a quelle che potrebbero essere, a quelle che sono storicamente le medie dei playoff, dove specialmente in gara 1 si gioca più per la paura di perdere che per la voglia di vincere. Morgillo può provare la tripla, non c'è, il rimbalzo di Bagnoli che taglia fuori Cecchetti. 2 punti di vantaggio per Cassino, 1 minuto e 24 da giocare. Ancora in palleggio Panzini, vuole il pallone Sergio, poi si decentra, va da Bagnoli, sporcata da Ciribene, ancora una palla recuperata da Leonardo Ciribene che va ancora in contropiede per il pareggio. 2 palle recuperate consecutive dall'ex giocatore di Montegranaro, difesa zona per l'Allianz. Panzini per Sergio, Panzini ancora,
Il servizio per Valesin, prova il tiro Valesin, è corto. La palla recuperata da Morgillo. Una spinta sull'Osi non irregolare. Gran servizio di Leonardo, ci ripete sull'assist di Di Marco per Cecchetti che realizza. Torna in vantaggio l'Allianz, gran bella partita in questo primo quarto. Valesin va al tiro, sbagliato, recupera il suo stesso rimbalzo, gliela sporca l'Osi, c'è infrazione. Palla che viene assegnata a Cassino. La toccata Morgillo, chiarisce tutto. Ivan Morgillo che fa segno a coach Cohen, ho toccato io con un piede. Giusta la decisione arbitrale di Andrea Zangrando. 24 secondi da giocare, 14 a disposizione per Cassino, 22 Allianz, 20 per la BPC. Esce Di Marco, rientra Torresi, rimessa dal fondo per la Virtus Cassino, non perfetta quella effettuata in precedenza, molto meglio in questa occasione con la palla che giunge a Panzini attraverso Sergio Valesin. Va al tiro, realizza, parità, 14 secondi da giocare, 22 pari. Jordan Losi può utilizzare tutto il tempo a disposizione. Sfrutta il blocco di Cecchetti, c'è il fallo, ma non ci sono tiri liberi. Intelligente la decisione di Panzini, che spende il suo primo fallo personale, il secondo di squadra, c'è cambio, entra Renato Quartuccio proprio al posto di Panzini. 4 secondi da giocare per coach Cohen, invece entrano i Canci e Di Marco, toglierà i lunghi sicuramente, esce Morgillo ed esce anche Torresi. 4 secondi a disposizione per andare alla conclusione e magari chiudere in vantaggio questo primo quarto. Per i Canci il servizio che va al tiro e realizza. Davanti a Bagnoli, la palla persa anche sulla rimessa da parte di Cassino. Finisce qui la prima frazione sul 24 a 22. Comincia il secondo quarto del match tra la Allianz Cestistica Città di San Severo e la Banca Popolare del Cassinate Virtus Cassino. Si riprende dal 24 a 22, 2 punti di vantaggio per la formazione sanseverese che è in campo con Ciribeni Losi. Quarisa appena entrato a vedersela con Bagnoli insieme a Torresi e Morgillo. Palla persa subito da Bagnoli. Cassino che risponde con Quartuccio del testa, Bagnoli, Sergio e Valesin. Attacco San Severo che potrebbe ritrovare il suo massimo vantaggio, che ricordiamo nel primo quarto è stato di 5 lunghezze. Eccoci che ci prova, ci ripete, realizza con tanto di dedica al pubblico del Palacastellano. 27 a 22, torna più 5 la Allianz. Valesin esce dai blocchi e riceve del testa per Bagnoli, prova ad appoggiare sotto canestro. Cassino che va al tiro con Biagio Sergio, marcatura tutto campo su Jordan Losi. Jordan Losi ancora alla realizzazione dalla lunga distanza, 3 su 4 da 3 punti nei 9 punti di Jordan Losi. Prova a rispondere ma sbaglia Sergio al primo errore dalla lunga distanza. Morgillo, il gancio che va a mettere a segno Ivan Morgillo, più 8 San Severo e il massimo vantaggio dopo il più 3 toccato per la prima volta sul 10 a 7, mentre Cassino ha avuto un più 5 di vantaggio sul 7 a 2, dopodiché c'è stato un parziale di 8 a 0 per la formazione di coach Piero Cohen.
San Severo che nel primo quarto ha tirato con l'86% da 2, il 36% da 3, Cassino con il 45% da 2 e il 50% da 3 punti. Diametralmente opposte le decisioni al tiro per le due squadre, 7 tiri per San Severo dalla media e 11 dall'arco per Cassino, 11 dalla media e 6 dall'arco. Ai rimbalzi ha prevalso Cassino, come era prevedibile già alla vigilia, con 10 rimbalzi totali, dei quali 4 di Birindelli e 3 di Sergio. San Severo 7 rimbalzi in totale, 2 di Cecchetti, altri con un rimbalzo a testa, 2 palle recuperate da Leonardo Ciribeni, entrambe importanti in momenti importanti della sfida. Primo time out della partita, quello chiesto da coach Luca Bettese, 8 minuti e 43 secondi da giocare, 32 per San Severo, 24 per Cassino, parziale di 8-2. Attacco per la formazione ospite che va al tiro, sbagliato, il rimbalzo è recuperato in collaborazione tra Morgillo e Ciribeni. Ciribeni mette subito in moto Jordan Losi, riceve Torresi, non c'è il servizio in post per Morgillo che prova a prendere posizione, Torresi va al tiro, realizza Mauro Torresi, allunga l'arco 35 a 24 più 11 San Severo. Quartuccio per Valesi, zona ancora in questa fase difensiva con Guarisa che esce a marcare a tutto campo Giulio Birindelli. Palla sporcata dalla difesa, 6 secondi a disposizione di Cassino, 7 minuti e 54 da giocare, 35 San Severo, 24 BPC Virtus. Rimessa dal fondo a favore della formazione ospite, il servizio per il tiro sbagliato da Bagnoli, resiste sotto canestro Andrea Guarisa. Jordan Losi ferma il palleggio, serve Torresi, ancora Losi sul lato debole e libero Ciribeni, ma si preferisce andare da Morgillo, da lì di solito la mette Ivan Morgillo. 35 a 24, attacco Cassino ancora con la palla sporcata da Losi in maniera fallosa nei confronti di Renato Quartuccio, entrato in campo nella fase finale del primo quarto. Primo fallo del secondo quarto commesso da Jordan Losi, primo fallo anche personale per il giocatore sanseverese in maglia numero 18. Attacco Cassino, prova dalla lunga distanza Quartuccio, palla recuperata invece da Cassino, poi Birindelli prova a servire Nolucco. Simone Bagnoli che stava recuperando la fase difensiva insieme a lui, palla buttata al vento, regalata praticamente alla Allianz. Morgillo per Losi, Quartuccio su di lui, Losi supera a metà campo, serve il taglio di Leonardo Ciribeni, sfortunato in questa occasione Losi. Ciribeni ancora può provare da tre, non c'è, non è riuscito a dimenticare mentalmente quell'errore di qualche secondo prima, dove è stato piuttosto sfortunato Leonardo Ciribeni. Triplo cambio per coach Bettese. Attacco Cassino, fa girare molto bene il pallone fino alla tripla realizzata da Quartuccio. Sono pronti a rientrare Petrucci, Panzini e Valesi. Fallo su Jordan Losi, anzi non è Valesin, è Sergio, il terzo giocatore pronto a rientrare in campo. Escono Bagnoli, Valesin e Del Testa. 35 a 27, 11 a 5 il parziale per San Severo in questa seconda frazione in 3 minuti e 40 secondi di gioco. Guarisa riceve da Ciribeni, Losi, Torresi, va al tiro Torresi, non c'è, il rimbalzo è recuperato da Guarisa che cade a terra, avrà 2 tiri liberi prima della segnalazione
il primo arbitro va a verificare cosa succede in campo, che è stato un contatto piuttosto rude. Animi tranquilli tra i giocatori, e quindi è solo rimessa dal fondo. Il primo arbitro Stefano Gallo, che interpreta il fallo non sull'esecuzione di tiro, il tentativo di esecuzione di tiro da parte di Quarisa. Palla sporcata sull'Osi, che però giunge nelle mani di Torresi, che ribalta per Ciribeni. Ciribeni apre per Torresi, ma capisce tutto Petrucci. 5 minuti e 54, 35 a 27. Sergio, il palleggio per Quartuccio. Contatto con Torresi, la palla che giunge nelle mani di Petrucci. Tiro dalla lunga distanza dopo una buonissima preparazione, la palla che viene conquistata da Morgillo. Losi va al tiro, Jordan Losi sfortunato con la palla che viene toccata dallo stesso giocatore sanseverese, ma è recuperata da Birindelli. Per Quartuccio, fallo in attacco di Biagio Sergio sull'Osi. Sergio che si lamenta di una spinta da parte di un giocatore sanseverese che lo ha costretto a franare sull'Osi. Esce Torresi, rientra Di Marco, anzi esce l'Osi. Applausi del Pallacastellana per Jordan Losi, della prestazione del giocatore sanseverese appena sostituito. A due play titolari, coach Piero Cohen in questa seconda fase del campionato. Losi e Di Marco, con Di Marco che va a servire Andrea Quarisa. Palla sporcata da Duilio e Ernesto Birindelli. Vediamo se ci saranno adesso i due tiri liberi. Rimessa dal fondo, impietrito Quarisa che si aspettava l'assegnazione dei due tiri liberi. Il secondo arbitro anche in questa occasione decide di andare alla rimessa dal fondo, di cui se ne incarica Ciribeni. Per Quarisa, Morgillo, Di Marco. Si può iniziare a costruire con 10 secondi a disposizione. Ciribeni può provare dalla lunga distanza, c'è la tripla di Leonardo Ciribeni, questa volta la dedica e alla mamma in tribuna, che risponde con un bacio. A cuor di mamma non si comanda. 38 a 27, 4 minuti e 30 secondi da giocare prima del riposo lungo, più 11 Sansevero per la prima volta in vantaggio da doppia cifra. Forse impressione di passi sull'indecisione, sulla fine di Panzini, questa volta è sfortunatissimo Renato Quartuccio. Servizio per Morgillo da parte di Di Marco, questa volta ci saranno due tiri liberi per il fallo di Birindelli sul tentativo di schiacciata da parte di Ivan Morgillo, anzi il fallo è stato addebitato a Petrucci. Bonus speso da Cassino. Nel primo quarto 4 falli per Sansevero, 2 per Cassino, in totale siamo sul 5 a 7, 2 falli in più per la formazione ospite. Ivan Morgillo è pronto in lunetta per due tiri liberi, mette a segno il primo. 39 a 27 più 12 Sansevero, che continua ad allungare. Gara 2 si disputerà giovedì al Pala Virtus alle ore 20 e 45. 2 su 2 per Ivan Morgillo. 4 minuti e 10 secondi da giocare, 40-27. Attacco Cassino, prova la tripla, approssimativa anche questa esecuzione, ma c'è il fallo ancora di Biagio Sergio. Ci saranno due tiri liberi questa volta di Andrea Quarisa, che se le aspettava già in precedenza. Probabilmente lo va a dire proprio ad Andrea Zangrando. Anzi, il fallo è su Torresi, che ha migliori percentuali a cronometro fermo rispetto al lungo veneziano. Losi chiama Di Marco per dei suggerimenti, questo è segno di grande squadra.
esce Petrucci, ritorna in campo Bagnoli, alza l'altezza media in campo coach Bettese, non trascurabile i centimetri dei due lunghi Morgillo e Quarisa per la Allianz. Torresi mette a segno il primo tiro libero, più 14, 4 minuti e 4 secondi da giocare. Percorso netto anche per Torresi dalla lunetta, che va subito in marcatura su Valesin. Esce bene da questa pressione Cassino con il pallone per Sergio. Vuole Valesin, non c'è, trova Bagnoli. Bagnoli la palla recuperata ancora da Ciribeni. Tre palle recuperate da Ciribeni. È stato intelligente Panzini sulla marcatura. Ha fatto carambolare il pallone su Ciribeni. Peccato per lui che aveva già un piede fuori dal campo. Rimessa dal fondo che viene assegnata all'Allianz. 42 a 27. Si fa sentire il pubblico del Palacastellano. In silenzio il pubblico di Cassino, che all'inizio partita si era fatto sentire, ne aveva ben donde con i 5 punti di vantaggio in partenza nelle prime partite di gioco sul 2-7. Ovviamente si faranno sentire tantissimo al Palavirtus giovedì, tanti tifosi che gremiscono il palazzetto dello sport frusinate. Grandi risultati li sto ottenendo non soltanto in campo ma anche come coinvolgimento della città, la società di Cassino, che merita sicuramente i traguardi che ha raggiunto. Ricordiamo che la vincente di questa sfida andrà a sfidare la vincente tra Napoli e Senigallia, secondo turno che si disputerà però al meglio delle 5 partite, mentre questo primo turno è al meglio delle 3. Al più tardi questa sfida si concluderà giovedì alle ore 18 su questi legni. Si riprende, 3 minuti e 44, 21 secondi a disposizione per la Allianz, che è in vantaggio di 15 punti, 42 a 27. Torresi sfida Birindelli, serve Di Marco, può provare la tripla di Di Marco, non c'è, il rimbalzo è di Bagnoli. Di Marco è in marcatura a tutto campo su Panzini. Birindelli dentro per Bagnoli, non si intendono i due. Birindelli e coach Bettese chiedono un tocco e l'arbitro che era sotto canestro chiede lumi a Gallo che era a metà campo. Adesso chiedono a Quarisa di confessare se c'è stato il tocco o meno, e Quarisa confessa. Sportivo quale non avrebbe sicuramente detto una bugia dal momento che gliel'hanno chiesto. 42 a 27, quanto mai particolare la richiesta dell'arbitro Zangrando, che chiede al giocatore di confessare se l'ha toccato o meno. 3 minuti e 16, 42 a 27. Birindelli dentro per Bagnoli e c'è il fallo di Torresi su Simone Bagnoli, che avrà due tiri liberi lì da quella posizione al Palafiera di Rimini. Tre stagioni addietro, nella finale di Coppa Italia tra Cestistica San Severo e Basket Scauri, realizzò il canestro che consegnò la Coppa Italia a Scauri nel finale di match al Cardiopalma. Ti assegno il primo tiro libero, 42 a 28. Solo 6 punti realizzati da Cassino in oltre 6 minuti di gioco. 2 su 2, mano educata per Simone Bagnoli. Di Marco per Ivan Morgillo che sale, serve Ciribeni. Prova la tripla Ciribeni e c'è! Leonardo Ciribeni. 45 a 29, 2 minuti e 50. Bagnoli, di luce Quarisa, raddoppiato Bagnoli, la palla recuperata da Ciribeni.
grande sacrificio sotto canestro tra Quarisa e Morgillo. Ciribeni che serve Quarisa, il rimbalzo di Morgillo che batte il capo a terra nel tentativo di contendere la sfera Birindelli, rischio arbitrale. Vediamo se la sfera verrà assegnata a Cassino, come crediamo avverrà. Era caduto a terra anche Leonardo Ciribeni per il contatto con Bagnoli. Anche qui c'è un conciliabolo tra i due arbitri, non perfetta la conduzione arbitrale dei due signori in grigio in questo inizio. O meglio, questa potrebbe essere un'interpretazione non perfetta, a vedere il bicchiere mezzo pieno. L'altra interpretazione potrebbe essere quella di arbitri che vogliono comunque collaborare tanto tra loro. In diverse occasioni si sono consultati prima della decisione definitiva. Beh, qui c'è stata la necessità di fermare il gioco perché Morgillo aveva battuto la nuca a terra e quindi in questi casi è opportuno che si interrompa tempestivamente il gioco. E poi bisognava capire se non ci sono state decisioni da infrazioni o cos'altro, se l'interruzione è avvenuta soltanto per un motivo di prudenza. Fatto sta che la sfera verrà rimessa in gioco da fondo campo sotto il canestro della Virtus Cassino, che rientra in campo con Bagnoli, Valesin, Birindelli, Sergio e Panzini. Allianz che entra in campo con Di Marco, Quarisa, Morgillo, Ciribeni e Torresi. Anzi, viene accreditata la Allianz. Subito il servizio di Di Marco per Ciribeni. 47-29. Un'autostrada nel pitturato. Ciribeni non passa neanche per il casello e mette a segno il canestro del più 18. Birindelli, e qui spesso viene chiamata infrazione di passi. Servizio per Ciribeni che controlla il pallone, grande assist di Di Marco per Morgillo. Momento di grande basket al Palacastellana con la firma della Allianz San Severo. Ottimo il servizio sotto canestro di Bagnoli per Sergio, che subisce fallo, due tiri liberi. Fallo a Torresi. Secondo fallo personale per il giocatore marchigiano, che sarà probabilmente sostituito. Gli subentra Jordan Losi. 49-29, più 20 San Severo. 25-7 in questo parziale, dopo il 24-22. Fortunato in questo tiro Sergio. 3-3 nel primo quarto per Cassino ai tiri liberi. Metti a segno il secondo, 49-30, più 19. Tre falli di squadra per San Severo. Bonus già speso dalla BPC. Di Marco non si fa ingolosire dal tiro, si fa ingolosire Losi. Primo ferro, rimbalzo è di Sergio. 1:30. Panzini. Pallone che giunge a Bagnoli. Se ne porta avanti un paio e poi Birindelli va a realizzare. 1:10, 49-32. Di Marco. Losi, Ciribeni, Losi ancora, dentro per Morgillo, con una mano c'è il fallo di Bagnoli su Quarisa. Se ne lamenta Bagnoli. Quarisa, due tiri liberi,
56 secondi, 49 a 32. Discutono Guarisa e Zangrando. C'è una ammonizione alla squadra da parte del secondo arbitro, probabilmente avrà visto un tentativo di simulazione. Guarisa mette a segno il primo tiro libero, 50 a 32. Così due per Andrea Guarisa. I playoff fanno vedere quando il giocatore c'è. Guarisa non precisissimo al tiro dalla lunetta nella stagione regolare, questa sera fino ad ora a 2 su 2. Fallo di Matias Di Marco, quello speso su Nicolò Petrucci è stato il secondo fallo del capitano sanseverese. Allianz che spende il bonus in questa occasione, mancano quasi 45 secondi prima del riposo lungo. Rimessa per Bagnoli, apertura per Biagio Sergio che prova a far saltare Cidi Beni. Il tiro dall'angolo sbagliato da Petrucci, rimbalzo offensivo di Bagnoli. 51 a 34, 23 secondi da giocare, può andare quasi fino in fondo, c'è la differenza di un secondo tra il cronometro dell'azione dell'Allianz e quello generale. Losi rallenta i ritmi, salgono i due lunghi, serve Ciribeni. Ciribeni apre, ma pesta con una linea, con un piede alla linea di fondo campo, spinto in maniera intelligente, furba, la mestierante Bagnoli che va al tiro sul suono della sirena. Finisce qui il secondo quarto su 51 a 34. Comincia il secondo tempo del match tra l'Allianz Cestistica Città di San Severo e BPC Virtus Cassino. Si ricomincia dal 51 al 34, più 17 punti di vantaggio per la formazione sanseverese. In campo con Ciribeni, Cecchetti, Di Marco, Icangi e Torresi. Ecco Ciribeni che va al tiro e realizza la tripla. In apertura di secondo tempo, 54 al 34 il punteggio. Cassino che in campo con Birindelli, eccolo in quadrato che va al tiro, sbaglia il rimbalzo di Cecchetti, il pallone che esce fuori dal campo di gioco. Petrucci in campo insieme a Birindelli, Sergio, Panzini e Quartuccio che è pronto alla rimessa dal fondo, va al tiro. Il pallone che ha toccato il supporto esterno del canestro sulla marcatura di Alessandro Cecchetti. Palla persa per Cassino. Di Marco sulla rimessa di Icangi. Di Marco in palleggio per Torresi. Di Marco. Si cancia, prova ad alzarsi al tiro, la palla sporcata, Ciribeni che serve Cecchetti, va a tiro e realizza, il suono della sirena, due punti di Alessandro Cecchetti, 56 a 34, 5 a 0 il parziale in questo secondo tempo per San Severo. Una fischiata a Birindelli. Tiro Matias Di Marco, si realizza 58
7-0, due punti accreditati a Di Marco che aveva un piede sull'arco dei 6-75, Grindelli che ferma il palleggio, poi va a servire Quartuccio che subisce fallo, fallo addebitato dal primo arbitro che accredita il canestro al giocatore Cassinato. Primo fallo per Ciribelli e Quartuccio e Lunetta per il tiro libero supplementare. 5 punti per lui fino ad ora, 6 minuti in campo nel primo tempo. Primo ferro sul tiro, 6 su 8 ai tiri liberi per Cassino, 6 su 6 per Sassi. La tripla di Mauro Torresi, 61-36, 7 minuti e 55. Grindelli mette bene i piedi a terra, poi preferisce palleggiare, serve Quartuccio, è lungo, ma c'è il fallo antisportivo a Cecchetti. Anzi, a Mattias Di Marco. Anzi, correggiamo ancora, il numero 20 non è dell'Allianz, in effetti Di Marco non aveva commesso nulla di particolare. Il fallo è stato addebitato a Duilio Birindelli. Quindi due tiri liberi per Cecchetti. E poi rimessa per Sansevero. Cecchetti sbaglia il primo. Primo errore della partita a cronometro fermo per Sansevero. Sbaglia anche il secondo. Rimessa a metà campo, vediamo chi andrà a incaricarsene. Torresi, che deve mettere i piedi a cavallo della linea mediana del campo. Icangi, Di Marco, Icangi ancora, Di Marco, Icangi, si alza al tiro, sbagliato, lo stesso Icangi che prova a mettere fuori il pallone. 61-36, attacco Cassino con il fallo di Torresi su Nicolò Petrucci, e il secondo fallo di squadra per Sansevero, probabilmente con il terzo fallo personale Torresi uscirà dal campo. In effetti così è, entra Matteo Fabio. Per Cassino entra in campo Valerio Marsili, esordio nella partita per il giocatore in maglia numero 8 al posto di Birindelli. Corto il tiro dalla lunga distanza di Panzini. Sergio che continua a sbracciare con i Icangi, ma il primo arbitro fischia il fallo a Matteo Fabi su Nicolò Petrucci. Caduta uomo sulla rimessa per Sansevero e Petrucci va al tiro sbagliato, rimbalzo lungo di Quartuccio che serve per la realizzazione Panzini. 2 su 4 da 3. 6-1-3-9, 6 minuti e 50. Marsili frana addosso a Di Marco, non riesce a controllare il colpo nel tentativo di andare in marcatura sul play sanseverese. 6 minuti e 48, 6-1-3-9, 3 falli di squadra per Sansevero, 2 falli di squadra per la Virtus. Pronto alla rimessa Leonardo Ciribelli, sempre in campo in questa partita. Servito Ciribelli, che non riesce a controllare la sfera su un contatto con Quartuccio. Palla assegnata a Cassino. Panzini per Petrucci. Petrucci prova dalla lunga distanza, sfortunato Petrucci in questa occasione. Fallo chiamato dal secondo arbitro, ancora Matteo Fabi, secondo fallo per
personale per fallo. Spende il bonus San Severo con questo fallo. Due falli di squadra invece per la Virtus. Rimessa dal fondo. Si incarica Quartuccio. Si muovono i compagni di squadra. Riceve per il tiro dalla lunga distanza Petrucci. C'è il fallo di Quartuccio su Leonardo Cirbes. Secondo fallo di Quartuccio, terzo fallo di squadra per Cassino, rimessa dal fondo per San Severo. I cangi a favore di Di Marco. Marcatore a uomo per Cassino. Cirbeni per Cecchetti. Alla sporcata ma recuperata comunque da Cirbeni. Prova ad attaccare il ferro. Fabi da tre. Secondo ferro per Matteo Fabi con il rimbalzo conquistato da Marsili. Quartuccio per Sergio. Riparta per Panzini. Per Petrucci. Quartuccio ancora. C'è il fallo davanti all'arbitro di Marsili. Secondo fallo pesante di Marsili su Mattias Di Marco. Si alza tutta la panchina sanseverese, dolorante alla coscia destra Mattias Di Marco. Esce Cecchetti, entra in campo Quarisa. Entrerà Losi al posto di Di Marco. Va a scusarsi e viene applaudito Valerio Marsili. ...61-39... 5 minuti e 40 secondi da giocare nel terzo quarto. Possesso di palla per San Severo con Di Marco che è costretto ad uscire dal campo e a sottoporsi alle cure dello staff sanitario giallo-nero. Fabi per i cangi. I cangi supera la metà campo, attende il ritorno di Fabi. In palleggio Fabi per Cirbeni. Cirbeni esce dal blocco ma c'è un fallo in attacco chiamato dal secondo arbitro a Iris Icangi. Terzo fallo personale per Icangi. Non ci sono tiri liberi, il possesso era per San Severo. Uscirà Icangi per il ritorno in campo di Morgillo. 15 minuti in campo per Morgillo, 6 punti. 2 su 2 ai tiri liberi, 2 su 2 al tiro dalla media, 0 su 2 dall'arco per Ivan Morgillo. Petrucci, palla non toccata nel tentativo di servire Sergio e quindi che finisce in fondo al campo per la rimessa a favore di San Severo. 6-1-3-9, 5 minuti e 06. Cirbeni per Quarisa. Losi, provano a portarlo fuori dalla linea mediana del campo. Morgillo va al tiro, sbagliato, recupera il rimbalzo, ultimo tocco di Morgillo e quindi la rimessa è per Cassino. Pronto a rientrare capitan del Testa al posto di Nicolò Petrucci. 20 minuti in campo per Petrucci. Quartuccio, eccolo ancora, serve Sergio, corto il tiro di Sergio e rimbalzo di Quartuccio. C'è il fallo ancora a Marsili, terzo fallo per Marsili e questa volta Quarisa. Beccato un po' il giocatore di Cassino in maglia numero 8. Quarisa è pronto in lunetta. Più di un pizzico di fortuna per Andrea Quarisa. Non va
la quarta esecuzione 3 su 4 ai tiri liberi per Andrea Guarisi in questo match. 6-2-3-9 il parziale, 4 minuti e 32 da giocare. Palla recuperata da Morgillo. Cilibeni, Losi, Morgillo può piazzare il tiro dalla media con i piedi ben messo a terra. Primo ferro per Morgillo, prova la penetrazione Sergio, alla persa per Cassini, fondo Birindelli probabilmente proprio al posto di Biagio Sergio. Birindelli che è in campo insieme a Bagnoli, Panzini, Del Testa e Quartuccio. Allianz che è in campo con il quintetto composto da Fabi, Losi, Guarisa, Morgillo e Ciribelli. C'è il fallo di Panzini. Anzi, Bagnoli pescato in marcatura fallosa, se n'era lamentato Lorenzo Panzini. Bagnoli va ad aprire le braccia in maniera sconsolata nei confronti di coach Vettese. Losi mette a segno il primo, 12 punti in questa frazione per San Severo, 5 quelli messi a segno da Cassini. Panzini, Quartuccio ancora, prova da tre, non c'è il rimbalzo di Guarisa che lo contende a Losi. Guarisa porta palla, stile playmaker, lo va a fermare Losi. Riparta per Morgillo, il piazzato di Morgillo che sta la prima di Morgillo. 7 a 39. Attacco di Cassino con Birindelli, palla che giunge a Bagnoli, ribalta per Panzini, ancora Birindelli fino in fondo evitando il tentativo di intervento da parte di Guarisa. 6-7-4-1, più 26 per San Severo che aveva anche il più 28 sulla tripla di Morgillo. Ciribeni apre per Losi, la tripla di Losi, c'è Jordan Losi, 70-41, si avvicina al vantaggio di 30 punti. Sbagliata la conclusione di Bagnoli dalla lunetta dei tiri liberi. Rinuncia al cambio coach Vettese che aveva chiesto di prepararsi a Valesi. Ancora Losi, questa volta ancora da 8 metri, il pallone che si spegne sul primo ferro. 70-41, 1 minuto 56. Bagnoli per Panzini, Quartucci prova la tripla, sbagliata anche in questa occasione da parte di Del Testa. Partita che è praticamente in ghiaccio per i movimenti del corpo di gran parte di questi dei giocatori in campo. Potremmo immaginare che le squadre stiano già pensando al match di giovedì. Morgillo va a spendere fallo su Birindelli, due tiri liberi per Giulio Ernesto Birindelli. C'è sospensione sul primo fallo di Morgillo, applausi del pubblico non numerosissimo del Pala Castellano che in questa occasione. Le speranze e gli auspici erano di una maggiore affluenza, non riesce ad avere
una buona affluenza di pubblico in questa stagione alla dirigenza sanseverese. Il minimo probabilmente proprio domenica scorsa nell'ultima partita di campionato disputata con Senigallia, con la posta in palio che sicuramente non interessava alla formazione di coach Piero Cohen, ormai già certa del quarto posto in classifica, che non poteva essere né migliorato né peggiorato. Questa sera probabilmente la forza dell'avversario, la posta in palio sicuramente importante, potevano far pensare ad un maggiore interesse da parte del pubblico sanseverese. Pronto in lunetta Birindelli. Ecco, segno il primo. Tutto esaurito, che è lecito attendersi domenica prossima, giovedì prossimo al Palavirtus, impianto che però è di gran lunga avente una capienza inferiore al Pala Castellano. Si riconsegna il pallone a Birindelli, si segna anche il secondo. Messa dal fondo per la Allianz, che va a effettuare Losi al posto di Morgillo. Morgillo che poi serve Fabi, esce bene da questa pressione sansevero, anche se c'è stata un po' di poca chiarezza nella rimessa dal fondo, con la rimessa che anziché essere effettuata dal lungo è stata effettuata dal play a favore del lungo. Quarisa al tiro sbagliato, il rimbalzo di Morgillo per Ciribelli. Fabi, Losi, Magnoli rischia il fallo, Ciribeni, va a servire Morgillo, ma erano già scaduti 14 secondi sulla seconda opportunità per Sansevero. Nel primo tempo Sansevero ha realizzato 12 punti da palla per sé dell'avversaria, 2 solo i punti realizzati da Cassino. Come seconda opportunità Cassino ha fatto 2 canestri, Sansevero non è riuscito a realizzare, mentre poi Sansevero è andata a realizzare 2 canestri in contropiede, cosa che non ha fatto Cassino. Migliore in campo fino ad ora è di gran lunga Leonardo Ciribeni, che ha chiuso il primo quarto con 17 punti, 22 di valutazione, complice anche le 3 palle recuperate. Bagnoli in lunetta, 2 tiri liberi. Bene il primo, 70-44, 26 per Sansevero, mancano 38 secondi al termine della terza frazione. 2-2. Adesso Morgillo va a effettuare la rimessa per Losi, come è giusto che sia. Ciribeni per Quarisa, lo schiacciato in aria, e Quarisa deve solo appoggiare il pallone al vetro. 7-2-4-5. Ciribeni per Panzini, palla che giunge ancora a Duilio Birindelli, che finge il passaggio, e Bagnoni che viene stoppato. Losi va al tiro e poi sul tentativo di correzione a Quarisa non riesce il miracolo. Finisce qui la terza frazione sul 72-45. Ultimo quarto del match tra Allianz Cestistica Città di Sansevero e Banca Popolare del Cassinate Virtus Cassino. Siamo in gara 1 del primo turno dei playoff per la promozione in Serie A2. Birindelli va subito al tiro, sbaglia il rimbalzo, è recuperato da Torresi, ma la palla è rubata subito da Del Testa, sul quale va a commettere fallo con il numero 8 Alessandro Cecchetti. Si riparte dal 72-45.
trascorsi 17 secondi dall'inizio della frazione conclusiva. Resta in attacco Cassino. Cecchetti a vedersela con Bagnoli. Intelligente scaltro. Bagnoli che con il pallone spinge Cecchetti e si libera della marcatura del lungo romano. Pallone toccato con un piede. Rimessa in fase offensiva per Sansevero. 9 minuti e 26, 72 a 47. Il cronometro che resta 18 secondi a disposizione per questa azione di attacco della Allianz. Di Marco, Morgillo, Torresi, la tripla di Torresi. 11 punti per Torresi, 3 su 5 dalla lunga distanza. In termini di valutazione, Leonardo Ciribeni a quota 27 con 20 punti realizzati. In doppia cifra, oltre a Torresi con 11 punti, c'è anche Losi, anche lui con 11 punti. Per Cassino c'è soltanto Sergio in doppia cifra con 10 punti realizzati. 7-5-4-7, 8 minuti e 46. Di Marco. Scivola Di Marco, riesce comunque a servire Fabi. Attacco Cassino, Birindelli, Bagnoli. Palla indietro per Panzini, capisce tutto. Ivan Morgillo che si muove con un secondo di anticipo. Torresi realizza. 14 punti per Mauro Torresi. Più 31, 78 a 47. Birindelli mette il pallone a terra. Cecchetti su di lui. Prova a ribaltare. Palla sporcata, recuperata da Di Marco. Torresi, infrazione di passo. Torresi era indeciso se servire Morgillo o se andare alla conclusione utilizzando poi l'eventuale rimbalzo del compagno di squadra. Decisioni che spesso sono fatali. 7 minuti e 54, 78 a 47 dopo 22 punti realizzati nei primi 10 minuti di gioco. Cassino ha realizzato 25 punti in 23 minuti. Fallo a Morgillo. Terzo personale, secondo di squadra, zero falli di squadra invece per Cassino. Valesin va al tiro. Mette bene i piedi a terra Valesin, ma è cortissima l'esecuzione. Fabi, praticamente in nove hanno giocato i due coach. Per Cassino non è entrato Filippo Serra, per Sansevero non è entrato Vittorio Mecci. Probabilmente tra qualche minuto vedremo in campo i due giovanissimi da una parte e dall'altra del fronte. Sospensione chiesta ancora da coach Vettese, di fresca conferma per i prossimi due anni. In cinque stagioni è riuscito a portare la squadra di Cassino dalla Serie D alla terza partecipazione consecutiva ai playoff di Serie B. 7 minuti e 26, 78 a 47, due squadre che dopo questo primo confronto si rivedranno giovedì alle ore 20:45 al Palavirtus, dove è lecito attendersi una nutrita presenza di supporter gialloneri, così come è stato per tutta la stagione e non soltanto in questa stagione. Mattias Di Marco pronto alla rimessa per Fabi. Palla rubata da Valesi. Pallone per Quartuccio. Serve Sergio. Valesi
va al tiro, Birindelli realizza. Di Marco scambia con Fabi. Fabi, Torresi, Fabi ancora. Apre per Mattias Di Marco. Torresi vuole il pallone in posto Morgillo. Se la vede con Quartuccio. Di Marco sul suolo della sinistra per realizzare. Dalla lunga distanza. 3 su 5 per Di Marco. 81 a 49. Ha funzionato la fase difensiva di coach Cohen, specialmente nella partita dopo i primi 10 minuti di gioco. Ancora di più ha funzionato la fase offensiva e ci è morto con 4 palle. Applausi scroscianti per lui. Rientra Iris Kanji. 3 falli per i Kanji, 2 punti. 1 su 3 da 2, 0 su 2 da 3. Sansevero che ha quota 81 in 34 minuti di gioco senza l'apporto di Kanji. Fabi, Torresi, va a sbattere su Sergio e non riesce a servire Irisica. Del testa va a realizzare. Sono i primi 2 punti per Del testa. Serra è entrato in campo al termine dell'ultimo time out chiesto da Bettese. Non è ancora entrato Mecci. 5 minuti e 36 più 30 Sansevero, 8-1 5-1. Quartuccio apre per il tiro da 3 realizzato da Maurizio Del Testa. 5 punti consecutivi per il capitano di Cassino. Fabi per Cecchetti, pronto a rientrare Guarisa. Fabi, Kanji, molto aggressivo Del Testa su Iris Kanji. Fabi prova la tripla, sbagliata, il rimbalzo di Birindelli che va a servire Biagio Sergio e coach Cohen chiama time out prima della doppia sostituzione. Ciribeni e Quarisa. Prima sospensione in questo secondo tempo per il tecnico sanseverese, che vuole tenere ancora la squadra mentalmente in partita. ...5-0 di parziale in questo finale, dal più 30 al più 25... Sansevero che evidentemente ha mollato un po' rispetto al match, cosa che non è piaciuta a coach Cohen, e ha chiamato immediatamente la sostituzione e 2 cambi. Anzi no, rimanda in... sì, c'è Quarisa, c'è anche Ciribone. In campo insieme a Torresi, Kanji e Di Marco. Per Cassino in campo c'è Quartuccio, Filippo Serra, Sergio, Birindelli. E Maurizio Del Testa l'autore degli ultimi 5 punti. I Kanji per Ciribeni. Di Marco raddoppiato in maniera fallosa da parte di Serra. Primo fallo di Serra, secondo personale, secondo di squadra. 4 minuti e 57 con Cassino che non vuole mollare, vuole giocare fino alla fine. I Kanji, nonostante i 25 punti di svantaggio,
Adesso di liberazione per il calcio, 1 su 3 da 2, 1 su 3 da 3. Grindelli dal tiro, corto, rimbalzo di Guarisa per Di Marco. Ferma il palleggio Di Marco per i Canci. Ora il blocco di Guarisa. Ora i Canci a sfidare Grindelli. Entra nell'arco e lì diventa immarcabile il Canci. Gli ultimi 5 punti portano la sua firma. Risponde a Del Testa, Inizi Canci e San Severo torna sul più 30. Scontro tra Guarisa e Grindelli, alla peggio quest'ultimo nel tentativo di entrare in aria per recuperare l'eventuale rimbalzo. Grindelli lamenta una gomitata, Guarisa gli dice che non c'è stata nessuna volontarietà. Si chiariscono i due, anche se Grindelli è poco convinto. Rientra in campo Mazzini, rientra in campo anche Fabi per San Severo. 86 a 56, 3 minuti e 56 da giocare. Fabi per Ciribene, Guarisa, Ciribene, Di Marco. È chiuso Di Marco, che riesce comunque a servire Guarisa, che apre per i Canci e realizza. San Severo che si avvia verso il centello, probabilmente punteggio mai raggiunto in questa stagione. Ciribene, 3 minuti e 14, 89 a 58. Di Marco per Guarisa, due tiri liberi per Andrea Guarisa sul fallo subito dopo il lob ricevuto da Andrea Guarisa. Fallo addebitato Del Testa, cambio, esce Di Marco e rientra in campo Jordan Rossi. Si è divertito sicuramente il pubblico sanseverese in questo match. C'era alla vigilia tanto timore sulla forza di Cassino. Dovrebbe essere il quarto fallo di Marsili. Più falli che minuti in campo per Marsili. Terzo minuto in gioco, 4 falli per lui, di cui uno duro, non volontario, su Mattias Di Marco. Fabi per i Canci. E capisce tutto Petrucci, che va a prendersi una stoppata dai Canci. Eccolo i Canci che prova la tripla, era tutta sua quella palla, tutto merito suo il ritorno in possesso di quel pallone, ed è stato giusto che provasse ad andare alla conclusione. 89 a 58, più 31 San Severo, 2 minuti e 35 da giocare. Attacco Cassino, prova Marsili, va al tiro, realizza i primi due punti per Marsili. Fabi, è triplicato Fabi, Servelosi, Ciribene, vuole la tripla Leonardo Ciribene, non c'è, palla recuperata dalla difesa di Cassino che si ripropone in attacco con Marsili, va al tiro, realizza. Fabi per Losi, raddoppiato Losi, serve Fabi, Losi ancora, difesa zona per Cassino, Losi prova la tripla, non c'è il rimbalzo di Cassino con Quartuccio, poi c'è il fallo di Jordan Losi. 89 a 62, 105 secondi da giocare, è pronto a entrare in campo Vittorio Mecci. Esce Ciribene, il miglior giocatore in campo questa sera, il trascinatore dell'Allianz in questa partita inaugurale dei playoff. Lui che in settimana
aveva detto che temeva, rispettava Cassino, ma era convinto dello scatto di qualità che aveva dimostrato la sua squadra nella vittoria a Matera. Quello scatto di qualità che è stato confermato questa sera nel match con Cassino, che secondo gli addetti ai lavori è considerata tra le migliori formazioni del girone C, il cui quinto posto in classifica è sicuramente bugiardo. Guarisa commette l'errore di mettere il pallone a terra nel pitturato quando è circondato da tre giocatori avversari, poi va alla realizzazione Serra, 1 minuto e 20, 89 a 66, Losi per Fabi, finta il passaggio, palleggia, Mecci prova la tripla, non c'è la prima conclusione di Vittorio Mecci, lo cerca tutta la squadra, non soltanto in questa partita, per dargli la soddisfazione del primo canestro in Serie B. I Cangi, Fabi, Mecci sfrutta il blocco di Guarisa, va in palleggio Vittorio Mecci, va al tiro ed è sfortunato anche in questa occasione, ha evitato il tentativo di marcatura di Marsili, che adesso è andato a spendere il suo quinto fallo personale nei confronti di Guarisa, che andrà in lunetta per due tiri liberi. C'è sospensione e Marsili che non può più rientrare in campo dopo il terzo time out chiesto da coach Bettese. 40 secondi da giocare, 89 a 66, più 23 punti per la formazione di coach Piero Cohen, che ha ampiamente meritato la vittoria in questa gara 1, ma la serie non è assolutamente chiusa. Adesso Cassino è con le spalle al muro, deve vincere i prossimi due incontri. Per San Severo c'è anche la possibilità di perderne uno per superare il turno. Rientra in campo il quintetto sanseverese composto da Losi, Mecci, Fabi, Guarisa e Icangi. Entra in campo anche il quintetto di Cassino composto da Birindelli, Petrucci, Quartuccio, Del Testa e Serra. Si dovrà riprendere con due tiri liberi di Guarisa, se non ricordiamo male. Del Testa ha qualcosa da dire a Guarisa, ci sono i due tiri liberi per Guarisa, poi vedremo che cosa sarà successo. Questa volta non è fortunato come in precedenza Andrea Guarisa, 3 su 5 i tiri liberi, sbaglia gli ultimi tre tiri liberi. Dovrebbe essere un fallo antisportivo a Jordan Losi, fallo tecnico, avevamo visto Losi rientrare in campo con un ghigno nei confronti del secondo arbitro, c'è il tiro libero eseguito e adesso la rimessa a metà campo per Cassino. 89 a 67 più 22, mancano 40 secondi al termine del match e le due squadre si possono dare appuntamento a giovedì per gara 2 al Palavirtus. C'è il fallo di Fabi, ci saranno due tiri liberi per Nicolò Petrucci, 30 secondi e 82 centesimi da giocare, più 22 8 9 6 7. C'è il primo tiro libero di Petrucci, 2 su 2. I Cangi alla rimessa per Jordan Losi.
i kanji per Mecci. Salta a due con la freccia che premia Sansevero e quindi la Allianz potrà restare in fase offensiva anche in questo momento del match. Palla contesa tra Birindelli e Mecci, 14 secondi per questa azione di attacco di Sansevero. Mecci va al tiro, non c'è, la palla che è toccata per ultimo da Ikanji. 15 secondi al termine della partita. Attacco di Cassino. Titoli di coda in questa fine di partita, 89 a 69, 20 punti di vantaggio per la Allianz Cestistica Sansevero. 20 punti più che meritati per la formazione di coach Piero Cohen, ma 20 punti sono pari a un punto, perché ciò che conta è soltanto la vittoria, differenza canestri che non esiste. Si dovrà andare a gara 2, quella che si disputerà domenica, giovedì prossimo alle ore 20:45 al Pala Virtus di Cassino. Le due squadre che si salutano i rispettivi tifosi. Allianz Sansevero che parte con il piede giusto questa prima tornata dei playoff per la promozione in Serie A. Ricordiamo lo scorso anno il percorso dell'Allianz Sansevero si è interrotto nel secondo turno con l'Amatori Pescara, primo turno superato con Biceglie. Si avvia con lo stesso piede la formazione di coach Piero Cohen, vincendo gara 1. Lo scorso anno vinse anche gara 2 al Paladolmen di Biceglie, ma Cassino sarà tutt'altra storia, sarà tutt'altra partita, perché non può essere questa la Banca Popolare Cassinate, quella vista a Sansevero, quella che è considerata come una delle migliori squadre dell'intero campionato, dell'intero girone C, quella il cui quinto posto in classifica è bugiardo rispetto alle potenzialità della squadra allenata da coach Bettese. 1-0, punto, differenza canestri che non vale. Si va a giocare giovedì al Pala Virtus di Cassino. Dal Pala Castellana è tutto, grazie per la gentile attenzione, buona serata e buon basket a tutti.